Finanza.com e a Consulenza 2016 con Matteo Bosco, responsabile per il Sud Europa e la distribuzione di Aberdeen. Buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei qui a Roma, mi dicono giusto di passaggio, sei sempre all'estero, hai un occhio privilegiato per osservare il mondo della distribuzione della consulenza finanziaria in Europa. Ci puoi così descrivere brevemente come sta evolvendo la situazione anche oltre i nostri confini? Allora, grazie innanzitutto. Sì, io vedo l'Europa divisa in tre grossi blocchi: il grosso blocco nordico, Inghilterra principalmente, poi il blocco Svizzera, Europa continentale, poi Sud Europa. Il blocco nordico, principalmente l'Inghilterra, sappiamo tutti che con i consulenti indipendenti che prendevano delle commissioni, l'Inghilterra ha tagliato questo legame e quindi il mercato va in una certa maniera verso un consolidamento molto forte e non serve più il banale retail, quindi il piccolo cliente ha un problema, e allora i grossi gruppi finanziari si stanno lanciando dentro delle piattaforme fintech, come vengono definite, per dare una consulenza molto diretta da algoritmi. Il blocco Svizzera e Europa continentale stanno facendo le loro esperienze, ma anche lì c'è un forte processo di consolidamento, specialmente in Svizzera. Mentre Sud Europa abbiamo visto un grosso successo delle reti di distribuzione nell'ultimo anno, che hanno servito comunque durante questa ultima fase anche di mercati molto difficili, per cui hanno fatto un buon servizio. Mancano pochi mesi all'introduzione della direttiva MiFID 2, 1 gennaio 2017 se non ci saranno rinvii. E dal tuo osservatorio privilegiato, cosa vedi? Come vedi l'Italia rispetto agli altri paesi? Direi che l'Italia è messa bene, non solo perché aveva avuto dei problemi precedentemente, era il fanalino di coda in Europa, io mi ricordo a Sogestioni si lamentava molto, però si sono messi a lavorare assieme a Sogestioni, a Soreti e ANASF e poi qualche altra organizzazione per definire un livello di servizio che ha dato il suo frutto, e lo vediamo nel successo del modello che c'è attualmente. Ovviamente la MiFID 2 poi cambia un pochettino le cose, per cui c'è molta incertezza da parte di tutti quanti gli operatori a livello europeo, ma dal nostro osservatorio vediamo che l'Italia è ben equipaggiata dal punto di vista consulenziale. Sul punto di vista produttivo c'è un pochettino ancora da fare, e questo lo sanno tutti. Sicuramente il risparmio in Italia è andato, diciamo, molto meglio di tanti altri paesi, frutto di una competenza nella consulenza molto molto elevata. Matteo, ti ringrazio per queste due considerazioni anche sullo scenario internazionale, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie mille a voi, buon lavoro.